Mi chiamo Enzo Morussi e ho lavorato in automobile Lamborghini dal 1966 fino al 2004, quando sono andato in pensione. Il cavaliere l'ho conosciuto nel luglio del 66 quando fui assunto e il mio compito era di far fare il giro ai visitatori per il montaggio delle macchine, la sala prove così. E mi incontrai col cavaliere che non mi conosceva e essendo nuovo lui mi disse: "Ma tu chi sei?" Io ho detto: "Sono Enzo Morussi e ho 25 anni." Lui le cose che ha detto è: "Se avessi io la tua età." Adesso capisco il perché. Il cavaliere era un uomo che incoraggiava i lavoratori, sapeva sceglierli. E si è visto anche tutta la sua storia. Alcuni aneddoti. Una volta con dei giornalisti ero assieme a lui, e anni 70, 72, proprio nel boom del Miura, gli chiesero: "Ma lei commendatore, perché non corre in Formula 1?" La sua risposta: "Io sono neutrale, la guerra la faccio fare agli altri." Altra cosa che ricordo è che quando lui passava nella strada provinciale che da Cento va per Siceto, aveva il Miura, lui per far vedere che faceva del rumore e la gente le guardasse, metteva sempre le marce inferiori, così dalla seconda marcia, da 2.000 giri andava a 5.000 e tutti venivano fuori dai negozi per vedere che cos'era. E un altro ricordo è quando venivano le prime volte i clienti dei trattori con i concessionari dei trattori, con me andavamo in sala prove e poi dopo, mentre tutti lì guardavano la macchina, il motore che stava provando in sala prove, faceva un cenno e il responsabile della sala prova lo metteva a 5.000 giri, si vedeva la gente che prendeva paura per vedere quell'urlo lì che faceva il motore, che si sentiva fino in piazza Sant'Agata.